Massimo La Grotteria. Vedete alle mie spalle due opere che rappresentano le due tematiche principali che questo artista affronta: quella degli spaccati urbani, principalmente la città di New York, e quella delle figure femminili, in questo caso una figura intera, ma molto spesso dei particolari, dei profili di volto. Massimo La Grotteria è un artista straordinario. Lavora l'olio per velature successive, quindi tutte le sfumature le ottiene con passaggi successivi della materia. Ma la cosa particolare che lo caratterizza, quel qualcosina in più, quella scintilla che io dico che gli artisti devono avere per emergere, per essere considerati tali, è che Massimo La Grotteria fa un lavoro di preparazione molto molto interessante. Lui sulla tela va ad applicare una serie di strati precedenti, quindi carte, cartoni, pezzi di juta, tela, un po' per seguire quel filone del riciclaggio che è sempre molto attuale, sempre di più lo sarà. Lui prepara questo supporto, questo substrato dell'opera su cui poi dopo andrà a intervenire con tecnica tradizionale. Questo gli permette di ottenere dei risultati straordinari, dei risultati quasi tridimensionali. La materia acquista corpo, acquista forma, esce dalla tela e ci regala un'opera straordinaria, con una forza, un'energia che normalmente, naturalmente non avrebbe. Quindi uno strato straordinario che non è fatto da una sovrapposizione pesante di olio o di colori, perché la stesura è molto raffinata, ma è data da questa preparazione precedente. Quindi un lavoro certosino sulla tela, sul supporto, anche quando utilizza la carta, naturalmente la prepara in questo modo, un lavoro certosino su cui interviene. Interviene in modo straordinario perché ha una tecnica e un'abilità eccezionali. È un autodidatta, per cui non ha fatto grandi scuole, ma ha imparato sul campo. Qualche anno fa, diciamo una decina d'anni fa, quando ho cominciato a seguirlo, su 10 opere io ne prendevo una, le altre 9 le scartavo perché non erano mature, non erano pronte. Adesso non ne sbaglia una. Dopo 10 anni di gavetta ha lavorato tantissimo e con la sua dote naturale che era dentro di lui, era nella sua mano, adesso riesce a ottenere dei quadri straordinari, con una forza, una potenza e al tempo stesso una poetica straordinaria. Vediamo le due opere qui rappresentate e entriamo meglio nel particolare. Qui alla mia sinistra vedete una New York, opera di 150 cm di altezza per 100 di larghezza, opera su tela, un tela preparata come poc'anzi detto. Guardate lo splendore di quest'opera, una New York che ti fa respirare l'aria della città, sembra di essere a passeggio per la strada di New York, tra grattacieli altissimi e palazzi che si affiancano in maniera quasi succube del grosso palazzo grigio che c'è alle sue spalle. E intanto per la città i taxi gialli che sono un po' il marchio di fabbrica di questa città. Guardate com'è strutturata, i palazzi in secondo piano sono solo delle ombre, solo delle figure, perché a lui non interessa, interessa solo darci il senso della prospettiva, ma non interessa che attirino l'occhio, che l'occhio cada su questo particolare distraendosi dal tutto. Il tutto è un tutto equilibrato, dove con piccole macchie di colore bianco l'opera si illumina. Il bianco sapientemente utilizzato dà luce a tutta l'opera. In questo caso è un bianco velato perché è una giornata grigia, forse lo smog di una grande città, ci sembra quasi di respirarla questa atmosfera. E in alcuni punti invece il bianco è più vivo proprio per illuminare l'intera opera. I taxi, quasi potremmo chiamarlo uno di questi taxi, perché siamo lì con loro, e questa atmosfera sempre un po' da città particolare, città caotica, città in continuo movimento. Come viene ottenuto questo effetto del movimento, del caos? Lo vedete questo dripping, vedete queste macchie di colore bianco che sono state messe in un secondo momento? Queste macchie sembrano casuali, ma questa casualità ci dà un movimento, l'opera si muove, l'opera è in continua evoluzione. Queste macchie, questo dripping utilizzato a opera finita ci dà un movimento, un caos, un dinamismo che è una cosa straordinaria.
Questo dinamismo non lo troviamo in quest'altra opera che raffigura la figura femminile, che rappresenta la figura femminile, un'opera delle stesse dimensioni di quest'altro, quindi 150 di altezza e 100 di larghezza, sempre su tela e su questo supporto lavorato in modo particolare, però qui la tematica è diversa, non è il caos cittadino, ma è la poetica del corpo femminile. Guardate questo corpo, abbandonato quasi, rilassato, ci trasmette tranquillità, ci trasmette serenità, ci trasmette anche sensualità se vogliamo, ma mai volgarità. È un corpo femminile trattato in maniera diversa rispetto a quello di Iena, che era più poetico e più celebrativo. In questo caso è una donna vera, forse per qualche aspetto io lo riporto al corpo di Guttuso, con quella sua sensualità, con quella sua carnalità, con quella sua realtà. In questo caso abbiamo un corpo reale, morbido, caldo, con queste tonalità particolari ottenute anche con l'utilizzo di un inchiostro naturale, con sempre lo sviluppo del supporto che rende l'opera tridimensionale. Questa donna sembra uscire dall'opera, sembra uscire dal quadro, sembra quasi venirci incontro, con questo sorriso a metà tra il malizioso e il sereno che ci dà delle belle emozioni. È un artista che riesce a regalarci delle emozioni ed io credo che quando un artista riesce in questo scopo ha raggiunto la sua meta, perché un artista deve dialogare con il pubblico tramite le emozioni, deve avere una sostanza molto forte, quindi una capacità di esecuzione molto valida, e in questo caso sfido chiunque a dimostrare il contrario. In questo caso lui, anche se parte da autodidatta, ha tutto le nozioni per fare delle grandi opere d'arte. In più l'originalità ottenuta dalla lavorazione del supporto, in più le emozioni che riesce a comunicare con il pubblico. Da un lato ci fa vedere una donna con la sua semplicità, con la sua bellezza, da un altro lato ci fa vedere il paesaggio newyorkese col suo caos e il suo movimento. Io trovo veramente che siano delle opere straordinarie. Ripeto le misure, sono 150 cm di altezza per 100 di larghezza, sia per l'una che per l'altra. In un caso New York, in un caso il corpo femminile. Queste due opere sono state riprodotte entrambe sul primo catalogo della mostra fatta qui in Galleria Reggio Emilia l'esibizione, la prima esibizione di Massimo La Grotteria, e questa opera alla mia sinistra è riprodotta anche nell'ultimo catalogo che abbiamo edito in collaborazione con il Comune di Padova, una mostra istituzionale fatta l'anno scorso a Padova, dove l'artista si è cimentato anche con delle opere celebrative della città, un omaggio alla città, un omaggio straordinario. Potrete vedere il catalogo e per chiunque mi chiami lo invierò a casa gratuitamente come omaggio ai gentili telespettatori. Regalerò questo catalogo che si apre con una bellissima immagine del Prato della Valle. È una delle piazze più grandi d'Europa. Lui è riuscito con due opere che misurano 70x70, per cui di limitate dimensioni, a farci vedere tutta la piazza, a catapultarci nella piazza, per cui con due piccole prospettive, l'estrema destra e l'estrema sinistra, è riuscito a riproporci l'intera piazza. Grande abilità, grande capacità, grande dono nella sua mano, che la ritroviamo in tutte le sue opere, perché come dicevo prima, adesso 10 opere su 10 sono meritevoli di stare in galleria. Ripetiamo le due opere: Massimo La Grotteria, New York, 150 cm di altezza per 100 di larghezza, un tipico esempio dell'opera di Massimo La Grotteria con il suo New York, con i suoi spaccati newyorkesi che ci fanno vivere la città. E invece alla mia destra una figura femminile, 150 cm di altezza e 100 cm di larghezza, con una figura femminile dalla carnalità molto sensuale, ma sempre mai volgare.